tanti ritornelli. Ciao amici, ciao, buongiorno, ciao, buonasera, buongiorno. Come stai Paola? Stai bene? Ciao. Tengo ferma questa mano, tengo ferma perché non vorrei che anche l'ultimo giorno di ottobre tu mi facesti quel bruttissimo scherzo. Ma che non so da chi. Ma siccome anche oggi c'è una sorpresina e anche ieri c'è stata una bellissima intervista tua, allora sono felice. A Paola, il cane, il mio cane. Ecco, al cane. Senti, sai che facciamo? Partiamo subito con la musica. Tra l'altro è un carissimo amico che noi conosciamo da tanto tempo, abbiamo anche fatto delle cose insieme e collaboriamo con lui da tanto tempo. Era, come dire, agli arbori di tanto tempo fa e sta diventando sempre più bravo, e tra l'altro è diventata una delle orchestre più richieste d'Italia, soprattutto perché il loro genere è anche impostato molto anche un po' sul moderno e non solo sul, diciamo, sulla musica cosiddetta da ballo liscio, è più vivace, brillante. Sì. Si chiama Omar Lambertini e ci fa ascoltare questo bel brano, un'ultima produzione. E vai! Spero che il nostro destino sia ancora da scrivere, anche se porti lontano il tuo cuore da me. Ora vorrei, ma poi non riesco mai. Ora vorrei odiarti e vivere. Cammino sui lati del cuore provando a riviverti. Mi fa male saperti lontana, ti prego perdonami. E quel fuoco che ho dentro mi brucia e non mi fa più vivere. Saperti lontana, ti prego perdonami. E quel fuoco che ho dentro mi brucia e non mi fa più. Era Ora Vorrei, dell'amico Omar Lambertini, sì, e adesso invece è arrivato il jukebox Derrick. Vediamo un po'. Allora ci scrivono da Genova, da Siena. Allora Lidia, che vuole dedicare Genova a per Stefano, noi che veniamo dalla campagna. A Stefano, vabbè, mi piaceva questa bella canzone dei Rodigini. Dei Rodigini, oh. Accidenti. Che vorrei dedicare, carissimi amici nostri. Vorrei dedicare, ci dice whatsappandoci, a Stefano la canzone Prenditi cura di me, cantata dai Rodigini. Grazie, baci e abbracci. È una canzone molto bella, almeno il testo. Prenditi cura di me, prenditi cura di me, quindi Lidia per Stefano, noi l'abbiamo chiaramente trovata. Ma noi abbiamo una redazione straordinaria che trovano tutto quello che tutto non trovano, lo creano di notte per produrlo e proporlo di giorno. Jukebox dediche, vai così. Prenditi cura di me. Ho bisogno di te.
E adesso un bel terzinato di quelli che si ballano così, stretti al chiaro di luna d'estate ed inverno al chiaro delle luci dei bei locali. Andate a ballare, ricordate, perché ballando si vive sempre meglio e poi sicuramente se riuscite a trovare anche una partner o un partner che ballano benino, non ti dico proprio che siano dei campioni, ma insomma che ballano benino vi divertirete anche di più. La sintonia si crea. E magari la cosa nasce cosa, certo. L'uomo non è di legno, la faglia vicina al fuoco brucia. E la rosa bianca. E la rosa bianca invece è questo bel terzinato che vi voglio dedicare. La rosa bianca per la purezza che tu sei, quella già. Per te questi fiori parleranno di me, una canzone che ti arriverà ti dirà che sei tutto per me. La rosa bianca gialla per la mia gelosia, la rosa rossa per tutto l'amore che c'è in noi, ma il fiore più bello sei tu per me. Tre rose per te, questi fiori parleranno di me. E adesso arrivano i viaggi fatti appunto da Cristiano Chesi e C, in questo caso è Salvatore e sì. Credo che vadano in Australia. Con i canguri, Vabbè. Salteranno sempre più in alto, non si sa. Il vi aspettiamo, tornate. Allora io questa volta, caro Salvatore, ti voglio portare in un posto, ma non ti dico dove. No, non ti dico dove, guarda, anzi... È lontano? Sì. Tanto? Sì, però non ti dico dove, eh. Anzi, guarda, ti voglio dare degli indizi. Dai. Così tu dovevi dove ti porto. Luciano, ascolta anche te, Allora, questo posto dove andiamo oggi è lontano, primo indizio, ma secondo indizio, questo è infallibile, è un posto dove ci sono i canguri. Pistoia. Ma perché Pistoia? No, non è Pistoia. Perché Pistoia? Scusa. È perché se vai allo zoo di Pistoia un sacco di canguri ci sono. No, ma che c'entra? No, ma questo non è un posto lo zoo, è una nazione. Allora, guarda, ti do un altro indizio, ok? Questo è infallibile, eh? È un'ex colonia inglese. Io però colonia inglese non ci voglio andare, semmai portami con una colonia agricola, perché io sono da siciliano, mi piace l'agricoltura. C'entra, ma sono indizi, Salvatore, sono indizi, dai. Allora guarda, ti do un altro indizio, questo non puoi fallire, questo non può fallire. Allora, il nome di questa nazione inizia con la A, finisce con la A. La pila. Ma come la pila? C'è scritto A. Ma
ma non c'entra, ma com'è che c'entra? C'è scritto, ma quelle sono le batterie. Allora, guarda, era semplicissimo. L'Australia, Salvatore, l'Australia, capito? Andiamo in Australia. Ma ci vuole l'aereo però, con la macchina. 24 ore di volo. La macchina? Non si può andare, troppo lontano, troppo lontano. Vabbè, dai, si va lo stesso, vai. Va bene, noi andiamo in Australia, Luciano, ma siamo sicuri? Un po' lontano. Sì, prova, ce la facciamo. Ce la facciamo. Capito? I canguri. Canguri, ecco, comincia a capire. Colonia, capito? Non agricola, pile. Però quattro pile portiamocele per sicurezza. Sì, per sicurezza. Vogliamo la radio. Esatto. Proseguono i ritornelli attuali, attualissimi, con Amor Sincero con l'orchestra Bagutti. Franco Bagutti. E vai. Che mi ha segnato l'anima, poi è finita e solo il mio cuore lo sa quel che mi costa. Ora son sola e riprende la vita senza di lui. L'amavo tanto, sinceramente, tuo cuore mio lo sa. Andiamo a intervistare l'artista di oggi, parte la sigla di Tienilo per te, non dirlo a nessuno. Chi sarà l'artista? Chissà. Boh, vediamo. Tienilo per te, non dirlo a nessuno, è un segreto che rimane tra noi. Intervista con l'artista, anche oggi scopriamo qualcosa in più perché molta gente ce lo chiede, noi che normalmente siamo sempre dall'altra parte e intervistiamo tanti artisti, ma mai ci conoscono proprio noi direttamente, lo facciamo qualche volta solo durante qualche compleanno. Anche in occasione del tuo compleanno, esatto. In occasioni molto speciali, molto in particolare. Rare, esatto. Però, allora... Poi dopo questi grandi concorsi, diciamo, da ragazzina, sì, poi entri a far parte di una bella orchestra. Certo, questo era lontano 89, fine 89, però ancora prima avevo fatto il talentiere appunto con Teddy Renner e Rita Pavone, avevo inciso un LP perché avevo vinto un famoso un Q-disc, sai che appunto i dischi che avevo quattro brani. Successo ultimamente, infatti, ricchissimo anche in America. L'ho trovato anche appunto su eBay, nelle vendite di eBay a 130 euro, più spese di spedizione, per cui molto contenta. Poi ne ho un altro, abbiamo avuto anche modo poi di conoscere uno degli autori,
da Moremigi, appunto, era un 45 giri, del quale ho ritrovato solo una copia autografata proprio dallo stesso autore, che adesso vediamo, e questa era la bella magia. Con Gastaldo, certo. Cioè, ecco, con Gastaldo, vedi che comunque Luciano era un nome che doveva entrare comunque in qualche modo nella mia vita, a partire da Luciano Taioli in primis, infatti, perché da piccolissima. Grandissimi amici. La sai, Paola, che ci vorrebbero, no, non un'intervista, per raccontare un po' di te, un po' della tua, della nostra storia. Di ritornelli. Ci vorrebbe un anno di ritornelli. Vabbè. Invece io ti chiedo solo, sì, adesso, arrivata a questo punto, sei una cantante di una bella orchestra, sì, sei laureata con 110 lode in lingue, sì, quindi insegni canto, però, anche sì, però mi insegno le lingue, cioè, lingue anche canto, e stage coach, sì, perché mi piace molto questa nuova versione, non insegno. Fai parte di una bella orchestra che io conosco molto bene, perché è la mia, insomma, però progetti, c'hai dei progetti per il futuro, che cosa, a parte che nei miei dischi o nei dischi della nostra orchestra hai fatto tante belle canzoni, sì, che hanno avuto anche un bel successo. Per esempio ce n'è una che ascolteremo fra poco, che è molto bella. Sì, tema anche abbastanza profondo, no? Esatto. Diciamo. Però no, se tu mi dicessi vuoi fare un CD, ti direi di no. Al momento attuale, tu sono tipo 6 anni che dico di no, non solo a te, ma anche ai nostri produttori. Sì, se ce l'hai anche pronto. Quando si fa uscire? Però io voglio che tutto, vorrei, diciamo, il condizionale, che tutto andasse come va adesso, perché poi con i tempi che corrono è sempre bene essere molto, no, ottimisti, insomma, e noi siamo stati molto fortunati come carriera. Tu in primis, no? Perché ancora siamo qua dopo tanti ancora anni. Ancora siamo qua, no? Dopo tanti anni, e devo dire che facciamo quello che ci piace. Esatto, no? Quindi. Poi è 30 anni che facciamo, poco meno di 30 anni, che facciamo anche televisione, certo, quindi facciamo, diciamo, a 360 gradi. Qualcuno poi ti dice, come spesso accade, ma avresti potuto fare di più, lo si sa, però in effetti quando hai la salute, comunque la salute non solo poi la tua, ma quella dei tuoi cari, che a me importa, no? Certo, certo. Quadrupedi compresi, come dico, sai che ho anche un'asina, quindi dei quadrupedi a casa mia, sì, ce ne sono a bizzeffe. Però c'è anche un'altra cane, poi l'asina, una fattoria lì a Oppo. Il babbo ha trasformato questa bella villa che ha più maniera in una piccola fattoria. Ahi noi, perché la vita della campagna, insomma, non è facilissima. Però la voglia del tuo papà era proprio quella che quando andava in pensione si sarebbe messo a fare quello, sì, che gli piaceva di più, e io credo che gli piace veramente alla grande. Sì. Progetti sono quelli, guarda, si vedrà. Sì, si vedrà, ma anche perché vorrei che tutto continuasse come sta andando adesso. Bello, quindi sì, sono felice, sono appagata. Appunto, torno a ripetere, qualcuno forse direbbe: come si dice, potrei fare di più, come ma si dice a volte, come va? Dice va bene, certo, potrebbe andare meglio, ma anche peggio, ma anche uguale. Le alternative sono sempre peggio. Beh, quelle sì, ma non discorso. No. Vabbè. Allora Paola, ti facciamo grazie di nuovo da parte di ritornelli, ma quindi ci sei anche tu, perché sei parte integrante di questa trasmissione che devo dire che da diversi anni, anzi ormai da tanti anni, ha proprio un bel successo, e quindi ringraziandoti per la tua presenza e per rendere questa trasmissione sempre così gentile, carina e simpatica, con la tua presenza, con la tua bravura, ti facciamo di nuovo, grazie, da parte di tutti i ritornelli, da parte di tutto il pubblico che ci segue da casa, di nuovo tanti auguri, continueremo a festeggiare. Certo. Quando finirà i festeggiamenti, la Paola del suo compleanno, siamo già a Natale. A Natale sicuramente, lo è sempre stato, chi mi conosce lo sa. Andiamo ad ascoltare Colori. Colori, una bella canzone, un testo impegnativo, parla di cecità, ma non tutti se ne sono accorti. Fate attenzione oggi, e grazie ancora per avermi anche fatto provare questa parte del divano che non conosce. Paola Belloni, Colori, grazie, Luciano, grazie tanti auguri. E la Paola, sì, è la Paola che fa con noi. Come potrò? Troy.
stanca mai. Ecco, questo è ciò che sei. Come potrò colorare mai quella forza che mi dai quando con le dita sei sui contorni miei che nessuno sente mai. Adesso vi salutiamo, ma siccome siamo arrivati alla fine del mese, devo dire che questo brano è sicuramente il brano più votato del mese di ottobre. E quindi siamo arrivati alla fine di ottobre, tra l'altro è anche Halloween, e quindi è una notte molto speciale stasera. Prepariamo le Però questa le canzone, questa canzone dell'amico Paolo Bertoli è stata votata tutta l'estate, ha avuto un successo strepitoso, tra l'altro quindi ne siamo felicissimi, che grande amico tra l'altro Paolo Bertoli, con il quale ho fatto anche diverse canzoni. Collaborazioni, artistiche. Mesi fa, ora non ricordo quando, ha avuto anche un'altra canzone che era appunto La Notte bella, a Venezia, che era stata la canzone regina di qualche mese fa. In questo caso gotica, e devo dire che questa è molto bella, è un arrangiamento molto bello, fatto con un quartetto d'archi vero, insomma è una cosa, il filmato è straordinario e la canzone è sicuramente un bel ballabile, stile Paolo Bertoli con la sua fisarmonica insieme a questa sinfonia. E allora gotica è la canzone regina del mese di ottobre. Cominciate a votare subito, però per le nuove canzoni per votate subito novembre. Per il mese di novembre. Certo. Noi vi salutiamo ciao, e amici. Ci vediamo domani. Ciao a tutti. Ritornelli per voi, ciao. Quanti ritornelli